Stadio San Paolo di Napoli, appena terminata la partita, la Lazio che perde per 4-2 contro il Napoli. Primo tempo la Lazio ha dato filo alla doccia alla squadra di Rafa Benitez, 11 contro 11, si è giocata quasi alla pari. Poi nel secondo tempo, dopo aver sciupato l'occasione di chiudere i primi 45 minuti in vantaggio, l'occasione è stata fornita dal gran gol di Mertens alla fine dei primi 45 minuti, il calcio di rigore sacrosanto, l'espulsione di Zana hanno messo in difficoltà la Lazio, e poi gli errori di Novaretti, che è davvero un difensore da rivedere, mette anche ancora di più il sottolineatura il rosso per quanto riguarda il mercato fallimentare della Lazio in estate. E poi il quarto gol soltanto a suggellare il risultato del San Paolo, che aveva soltanto rischiato qualche cosina negli ultimi 10 minuti grazie al barlume di speranza riaccesa da Eddie Onanzi all'82esimo con il gol che ha fatto credere, insomma, ai tifosi della Lazio di poter raggiungere il pareggio. Si allontana l'Europa League, ma neanche tantissimo, perché frena un pochino il Parma con il pareggio, però corre l'Inter, diminuiscono le partite, diminuisce la possibilità di aggrapparsi al sogno del sesto posto, un sogno che riconsegnerebbe alla Lazio la chance di andare in Europa, ma sicuramente battezza come fallimentare questa stagione, che ogni domenica in più, insomma, sottolinea quanto male abbia lavorato la società in estate e anche nel mercato d'inverno. Da San Paolo è tutto, Alessandro Zappulla, direttore della Lazio Siamo Noi.it.